29 maggio 2004, giornata dell'arte, questa è Creative Network, benvenuti! Yeah! Dopo averli inseguiti per mesi nel loro viaggio verso la giornata dell'arte, eccoci qui, finalmente a Cuneo, in una giornata dedicata alla creatività. Il pallido sole di questo sabato non ha intiepidito la creatività e lo spirito di questi ragazzi che sono scesi in strada per esprimere uno dei diritti fondamentali, quello di sentirsi liberi di comunicare con la musica, il teatro, i graffiti e anche semplicemente attraverso lo stare insieme. Prepara un bagno, mi si iscrive. A New York, siamo negli anni 30. Fai la morena! Un taxi giallo poi si fermerà. Un applauso per lei, dai! No, Annie, non hai capito, non dovrai sbrigare nessuna faccenda qui. New York. Ha ragione. Cosa hai di speciale? Penso che sia un'idea fantastica stare qua tutti insieme, divertirci, e penso che bisogna valorizzare molto queste cose qua nella provincia di Cuneo. Gli stand sono pieni di belle informazioni, di interessanti e anche utili informazioni per i giovani, ma non solo. I ragazzi sono ognuno con la propria attività, anche l'ozio, cosa che non è male di questi tempi dell'anno scolastico. I giovani, guidati dai 12 animatori della Nuova Idea, hanno ricordato il leitmotiv dell'iniziativa, i diritti umani come valore universale. Fantastico vedere questi giovani all'opera, mettendosi in gioco in tutto e per tutto. Abbiamo dei ragazzi che stanno spraitando, dei ragazzi che fanno musica, dei ragazzi che vanno in giro a fare le interviste. È splendido, mi piace. Ed è molto più colorato, più bello. Solitamente Cuneo è morta, non si fa mai niente. Ma stiamo provando adesso l'improvvisazione teatrale, abbiamo provato un po' le scenette. Finora mi sto divertendo. Vedo la gente più presa bene, cioè. Palco, allestito proprio sotto il monumento che ricorda la lotta partigiana per il diritto alla democrazia, si sono alternati 14 gruppi musicali che si sono esibiti nei più differenti stili, dal rock allo ska, dal punk al blues. Una giornata d'arte e libertà, senza censure. Dalla giornata della creatività di Cuneo è tutto, sarà bellone e creativo. Da Alessio Luciano è veramente tutto, noi ci vediamo il prossimo anno, ciao ragazzi!